I Jacaranda sono una piccola orchestra giovanile di Catania. Nascono nel 2017 su iniziativa dell'associazione musicale Etnea come laboratorio ensemble. Oggi si sono esibiti nel cortile dell'Istituto Penale Minorile di Caltanissetta e per loro è la seconda volta dopo essersi esibita ad Acireale, dove l'attuale direttore dell'Istituto Penale Minorile, Girolamo Monaco, era allora direttore. Durante proprio l'esperienza da Cireale, grazie ad un laboratorio, sono nati i primi testi delle canzoni dei Jacaranda che oggi hanno proposto a Caltanissetta. Un gruppo che è nato da un laboratorio, avremmo dovuto fare solo un laboratorio di pochi mesi, così, un laboratorio di musica d'insieme. Ma poi i ragazzi hanno cominciato a volersi bene fra di loro, a suonare bene, a fare tante cose belle e a questo punto abbiamo deciso, insieme all'associazione musicale Etnea Biagio Guerrera, di continuare l'esperienza e di scrivere canzoni nuove. Hanno iniziato facendo un repertorio tradizionale, poi abbiamo cominciato a elaborare dei nuovi testi. Io in realtà non faccio parte nemmeno del gruppo, nel senso che oggi sono qua per l'occasione per Girolamo Monaco, che è il direttore dell'IPM, e sono venuto proprio per la felicità di rincontrarlo dopo l'esperienza che abbiamo fatto ad Acireale e per rivivere quei momenti. È stata una bellissima esperienza perché abbiamo avuto l'occasione di suonare per la seconda volta all'interno di un carcere minorile. La prima esperienza l'abbiamo fatta all'IPM di Acireale, sempre grazie a Girolamo Monaco, che ai tempi facevo un laboratorio di scrittura con i ragazzi. E il laboratorio consisteva nel prendere una lettera dell'alfabeto e da lì estrapolarne una parola, una frase. E da lì sono nati i testi, alcuni dei testi del nostro primo CD, dei testi che tuttora riescono ad emozionarci, a farci capire veramente che i ragazzi all'interno di queste strutture sono pur sempre dei minori.